Il mondo imprenditoriale veronese è molto agile, molto veloce, molto capace, molto innovativo, i numeri dimostrano questo, però non può essere solo questo, anche l'amministrazione, il mondo della politica deve lavorare, deve collaborare, deve parlarsi con il mondo imprenditoriale perché deve essere di supporto attraverso per esempio le infrastrutture, quindi mi riferisco all'alta velocità, mi riferisco alla partita che stiamo giocando sull'A22, alla crescita che deve esserci del nostro scalo aeroportuale, delle infrastrutture come la variante della Statale 12 che stiamo portando avanti. Insomma, ci deve essere una collaborazione che c'è, perché abbiamo creato sin dall'inizio questa collaborazione con Camera di Commercio, con industriali, Confindustria, un suo rappresentante importante all'interno di Fondazione Arena, con Camera di Commercio siamo seduti nei più importanti come soci, condividiamo appunto le società, le più grandi società delle nostre infrastrutture. Quindi è una collaborazione che è fondamentale per la crescita di un territorio che non è secondo a nessuno.